Buongiorno, come tu? È sempre forza na, sempre, comunque e dovunque, perché tutto resta è munez. Ragazzi, il video di oggi non c'entra nulla con lo sport. Sinceramente non c'entra assolutamente niente, perché vorrei dire una cosa in particolare che mi sta molto a cuore. Io sulla rete web ovviamente ci sto quasi sempre, no? E leggevo sul fatto della tragedia degli amici sardi. Devo dire la verità, sono un po' disgustato per quello che leggevo, eccetera, eccetera. Tipo come citavo ieri Dario D'Asio, là, ha scritto di tutto, proprio vomitevole. Ma proprio a volte mi chiedo io, no? Perché confondiamo lo sport con le tragedie umane? Raga, sinceramente sono due cose distinte e separate. Allora, in questi casi lo sport non viene in secondo piano, ma l'ultimo piano, ma proprio l'ultimo. Queste sono catastrofi naturali. Allora, raga, io mi riferisco a tutti quelli che adesso non, a tutti quelli che parlano a vanvera, da ignoranti, però non è un'offesa, attenzione, non è ignoranti perché vi sto chiamando ignoranti, perché io non sono nessuno. Ignoranti è perché voi ignorate sta cosa, però è la verità quello che sto per dire. Allora, raga, lo sport è una cosa e le tragedie umane in un'altra. È vero che loro ci fanno i cori razzisti, Vesuvio, lavali tu, ma noi siamo napoletani, noi siamo napoletani, partenopei. Sapete che significa questa parola, partenopei? Partenopei per noi deve essere un biglietto da visita, una garanzia, voglio. La parola partenopei, quando si dice sta parola, uno si addarigna a occhio. Ma non addarisce perché hanno sicchi di danno, no, perché addarisce, partenopea, ma essere fieri sta parola, e noi così dobbiamo essere fieri di essere partenopei. Ma le disgrazie naturali, sinceramente, sono nate cose, e io leggevo dei commenti che diceva meglio così, non ci interessa, allo Stato ci dicono di tutto. Ma lo stadio è una cosa, è sti cose accanenate. Questo voglio far capire, questo è il mio messaggio che voglio lanciare a voi. Per l'amor di Dio, non voglio cambiare il vostro pensiero, ma non lo condivido assolutamente. Non lo condivido perché non è così, raga. Proprio perché io sono partenopeo, proprio perché io sono fiero di essere napoletano. È un napoletano, è negore, è disgrazia. Allora, guardate, ma vi faccio un esempio. I miei video, voi lo sapete, io sono uno schifo vichingo. Lo sapete che io Rubendini è schifo proprio al massimo. Ma proprio al massimo che ci fa? Non ce la faccio debole bene. Però quando sono capitate le disgrazie al nord, nonostante tutto, raga, nonostante tutto, parliamoci chiaro. Un cuore tenimmo tutto quanto. Io parlo di me, ma credo che parecchi come noi se mettono in questi panni, sta povera gente che subiscono queste catastrofe naturali. Ragazzi, è brutto, raga. È brutto veramente svegliarsi e non trovarsi niente, assolutamente niente, non trovarsi. Scusate la parola, mancano tanto. Scusate la parola, ma è così. È brutto. È brutto. Io ho visto delle scene orrende. Ho visto. È una cosa inguardabile. Vedere dei bimbi che piangono. Della gente, ma voi non vuoi fare niente. Il vostro cuore che ci tenete? A merda ci tenete il vostro cuore. Voglio scusate se parla così. Ma io faccio con tutti quelli che confondono lo sport con le catastrofe naturali. Raga, dobbiamo essere
obiettivi, sti cose qua. Allora, io parlo del mio popolo. Il mio popolo è partenopeo. E noi partenopei dobbiamo tenere un'altra mentalità. Nemmeno tenere la mentalità degli ignoranti, raga. Non dobbiamo tenere la mentalità degli ignoranti. Noi dobbiamo sempre essere superiori agli altri. Facendo così ci rendiamo solo ridicoli, raga, solo ridicoli. Perciò questo vi dico. La cortesia vi chiedo. Cerchiamo di svilupparci mentalmente e non mischiare sempre lo sport con le tragedie umane. Un saluto a tutti gli amici miei sardi e a tutti quelli che non conosco, a tutta Sardegna. Da parte mia di vero cuore e di tutti noi napoletani, tutti, comprese le critiche, perché le critiche sicuramente miglioreranno. Spero con questo mio messaggio che ho mandato qualche idea di buono ce l'avrei dato. Ne dubito fortemente. Purtroppo a mamma l'ignoranza è sempre incinta, sempre. Però raga, io so parlare in faccia. È così, l'ignoranza è una brutta bestia. E chi ha tenuto, sta tenendo a vita. Però si può migliorare. L'ignoranza si può migliorare perché basta un pizzico. Un pizzico che buona volontà e uno riesce a capire. Guagliù, Simma Napolitano è una garanzia. Ciao belli, sempre e solo Forza Napoli, sempre, comunque e dovunque. Tutto questo è munnezza. Ciao belli.